Il casarano di mister Costantino è primo in classifica nonostante il pareggio per 2-2 contro la Fragolese al Capozza. La formazione rosso-azzurra parte subito con il piede schiacciato sull'acceleratore e al sesto minuto va vicino al gol con la traversa colpita da Cannavaro. Subito dopo, e sono sempre i rosso-azzurri a rendersi pericolosi con il tentativo di Burzio che va vicino al gol. Appuntamento solo rimandato per l'argentino. In mezzo però c'è la marcatura della Fragolese con una bella azione sulla sinistra che porta davanti all'estremo difensore del Casarano Longo, che in spaccata firma la rete dell'1-0. Servono però appena 9 minuti al Casarano per riportare in equilibrio l'incontro. Strambelli, pennella in mezzo, Burzio tocca all'interno dell'area di rigore e fa 1-1. Nel corso del primo tempo serve però un grande carotenuto per dire di no alla Fragolese, che ci prova ancora con grande veemenza. Nella ripresa il neo entrato Casonaturale all'ottavo impegna l'estremo difensore salentino con un bel destro, ma il portiere manda in angolo. Al 28esimo si rompe l'equilibrio, ci pensa Sepe, l'uruguaiano trova il tiro della domenica e con il destro indirizza il pallone sul secondo palo e firma il 2-1 ed è festa al Capozza. Una festa che però dura fino al 35esimo, fino a quando Dadalt sulla destra trova lo spazio giusto per servire Esposito, che sul secondo palo di testa incrocia il pallone e firma il finale 2-2. Negli ultimi minuti il Casarano ci prova, ne fa le spese però Costantino, che viene espulso dal direttore di gara. I rossoazzurri devono rinviare l'appuntamento con la vittoria in casa, che manca dall'11 settembre, ma sono primi in classifica e questo è già un gran bel motivo per sorridere.